Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Oggi la Chiesa celebra la festa della conversione di San Paolo. Paolo fu il grande evangelizzatore degli Apostoli. Per la sua intelligenza, la sua formazione culturale e soprattutto per la sua fede, capì dopo la sua conversione che il Vangelo non poteva rimanere solo in Palestina. Comprese e attuò le parole del Vangelo di oggi: andate in tutto il mondo, proclamate il Vangelo a ogni creatura. Inoltre, sperimentò l'efficacia dell'annuncio del Vangelo. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Nella vita di Paolo è importante scorgere come Dio ha lavorato e come lui si è lasciato plasmare dalla grazia. Noi conosciamo la vicenda della sua conversione perché se ne parla negli Atti degli Apostoli in diverse occasioni e perché Paolo la racconta nelle sue lettere. La prima considerazione che possiamo fare è questa: Paolo sceglie di raccontare la sua vicenda, la sua conversione, senza vergogna. Quando si chiamava Saulo, era un agguerrito persecutore della Chiesa di Cristo. Con veemenza e determinazione voleva estirpare tale credenza perché, in base alle sue nutrite conoscenze, riteneva i cristiani una setta che avrebbe portato il giudaismo alla deriva. Ma il Signore aveva uno sguardo prediletto su di lui. Il risorto lo chiamò a diventare l'apostolo delle genti e a portare la buona novella fino agli estremi confini del mondo. Mentre era in viaggio per Damasco, perseguitando i cristiani, il risorto lo avvolse con la sua luce, lo fece cadere a terra e lo rese cieco per ricordargli chi era e gli errori che stava compiendo. Gli rivolse la domanda: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Saulo abbandonò la battaglia contro Cristo e la Chiesa, diventandone seguace a tutti gli effetti. Cambiò il suo nome da Saulo in Paolo, piccolo, per ricordare che era l'ultimo degli apostoli non solo dal punto di vista cronologico, ma anche perché fu agguerrito persecutore di essa. Questa vicenda mi colpisce sempre profondamente. Può essere riassunta con le stesse parole di Paolo: dove abbondò il peccato, ha sovrabbondato la grazia. Succede così anche per ciascuno di noi: dove abbonda il peccato, la debolezza, la fragilità, Dio sovrabbonda con la sua presenza, la sua grazia. Impariamo oggi da Paolo a lasciarci plasmare dal risorto. Non vergogniamoci dei nostri peccati riconciliati. Sono il nostro Vangelo da annunciare al mondo per testimoniare Cristo, il Salvatore di noi e del mondo.